momento unico, puro, suggestivo, l'incontro tra il santo patrono di Angri, San Giovanni Battista, e la Regina della Pace. È un incontro nel sentire della gente, è una cosa che è nata proprio così in maniera molto semplice. Il santo patrono visita tutta la città. E quando arriva qui nella nostra parrocchia, che lo ricordiamo è una parrocchia di periferia ed è sempre bello avere la presenza del santo patrono nella periferia, ecco, si incontra con la comunità della Regina della Pace. E a me piace vedere in questo incontro che avviene tra il santo patrono che visita la comunità della Regina della Pace, quell'incontro bellissimo che avvenne tra Elisabetta, che portava nel grembo Giovanni il Battista, e Maria, che portava nel grembo Gesù. E quindi più che un incontro tra Giovanni Battista e Maria, è proprio un incontro tra Giovanni Battista e Cristo Signore. Lui ce lo indica sempre: ecco l'agnello di Dio. Giovanni Battista continuerà sempre a dire e a ripetere questo a tutti quanti noi: è lui l'agnello di Dio, io vi preparo la strada per condurvi a Cristo Signore. Ecco, questo è un abbraccio non solo tra la Madonna e San Giovanni, ma anche proprio tra la comunità. Ci sono tantissimi giovani che partecipano a questa peregrinazione. Sì, è una cosa molto bella. Io vedo questi giovani che accompagnano San Giovanni Battista per 2 giorni sotto il sole con tanto sacrificio, e fanno questo sacrificio soprattutto perché credono che Giovanni Battista è il santo potente che li può proteggere e li può portare al Signore. There's a tree in the city I've called home for many years, my only place of sanctuary to find peace in all my fears. There's a rainbow in the desert, and I found it through the haze, under the roof on mountains I live the best of days. I walked in as a child, I knew nothing of myself. We would speak in perfect silence, my heart was always held. We filled the walls with music, we gave every room a song, writing chapters in a story we've been writing all along. Under the roof on Morton Terrace, I knew where I belong. Ooh. Ooh. Tantissime le emozioni e un momento di grande aggregazione. Sì, veramente forte e sentita, soprattutto la festa di San Giovanni. E questo è un momento particolare. Ringraziamo il Signore che effettivamente questo sta facendo crescere, sta facendo sentire sempre di più la festa di San Giovanni, ma anche il momento religioso, perché la festa deve essere festa per il santo, però come ci ha detto pure Padre Antonio in quella breve omelia, ecce Agnus Dei, lui ci indica la strada perché è verso il Signore. Cosa ha provato nel momento in cui c'è stato l'incontro tra San Giovanni e la Madonna della Pace? Una bellissima emozione, molto forte, sentita, quindi evviva San Giovanni, evviva Maria. E dopo questo momento di grande festa possiamo solo dire: evviva San Giovanni, evviva Maria!